Ragazzi, benvenuti in questo nuovo episodio. Oggi parleremo di Hunter Henderson. Ma perché parliamo di questa donna? Questa è una powerlifter ed è molto forte, ragazzi, però ha una peculiarità abbastanza, stavo per dire, interessante. Guardiamo questo video insieme. Allora, stacco da terra, molto pesante, quelli suppongo sono 260 kg, però guardate il pavimento. Ebbene sì, si è letteralmente, perdonatemi il termine, pisciata sotto. E non è l'unica clip dove lo fa. Guardiamo quest'altra clip, ragazzi, così capiremo meglio. Ancora, stacco dalla terra, guardate già il pavimento, tutto bagnato, e nuovamente fuori esce urina ogni volta che lei fa uno stacco da terra o uno sforzo fisico. Molto grossa, come potete notare, l'atleta in questione. Però ogni volta, come potete vedere nuovamente, qui fa ancora uno stacco da terra, si piscia sotto. Ogni volta che fa uno sforzo fisico si piscia sotto. Lei, ragazzi, Hunter, è una powerlifter di degno rispetto. Guardate qui il suo palmarès, è una pluricampionessa nel mondo del powerlifting e non solo, è anche una IFBB Pro. Però quello che gli esce meglio è il powerlifting. Come potete notare qui ha delle alzate impressionanti. Non solo, lei anche detiene il record del mondo dello squat. Come potete vedere qui, lei ha eseguito uno squat per la bellezza di 305 kg, che è allucinante. Prima di mostrare la clip, vi lascio già immaginare cosa succederà durante il suo squat. Guardiamo. Questo qui in gara, squat 305 kg. E nuovamente piscia sul pavimento. Perdonatemi il termine, ragazzi, se la fa sotto. Come ho detto, molto forte, estremamente forte, ovviamente detiene il record del mondo. Però ha questa peculiarità, ragazzi, e vi lascio già immaginare sotto i commenti dei suoi post cosa possono scrivere le persone. Guardiamo ad esempio questo commento: ti sei dimenticato di mettere un asciugamano sul pavimento. Qui non gli do tutti i torti. Se ti stai comunque allenando in una palestra pubblica, metti un asciugamano se hai questa cosa che ti succede, ecco, e poi andremo a vedere insieme. Che per molti è una cosa, non è normale. Anche per me non lo era inizialmente, ragazzi. Comunque, metterti un asciugamano, oppure spero che sei tu a pulire la tua pipì quando la fai per terra e non qualcun altro, ecco. Scrive: no, non mi sono dimenticato assolutamente niente. E un altro scrive: sì, ti sei dimenticata di indossare un pannolino per adulti per evitare di pisciare sul pavimento della palestra. Lei risponde: non ne indosserò uno. Lui risponde: perché? Non hai rispetto per le altre persone che usano l'attrezzatura? E lei risponde: sì, ho rispetto per il mio team. Un altro commento, che è il commento più comune sotto i suoi post: ma veramente pisci per terra ogni volta che fai queste cose? Non è normale. Ecco, ragazzi, non è che non è normale, è normale per le persone che soffrono di questa cosa, ovvero l'incontinenza urinaria da stress. Perché alcune donne fanno pipì durante lo stacco da terra? Fare pipì durante lo stacco da terra, noto anche come incontinenza urinaria da stress, si verifica quando c'è un aumento della pressione accumulata nell'addome, spesso a causa di un elevato sforzo fisico. I muscoli del pavimento pelvico si rilasciano sotto la pressione e di conseguenza rilasciano dell'urina. Quindi, ragazzi, è del tutto normale per una persona che soffre di questa incontinenza. E qui lei giustamente ha fatto un post, come potete notare, molto spiritoso, dove ha un pannolino in mano, come questa sua incontinenza l'abbia colpita molto forte, soprattutto a giovane età. E alla fine del post scrive: a tutte le donne che soffrono di questa incontinenza, non lasciare che questa incontinenza ti fermi. Le persone che contano per te non si preoccupano, e le persone che hanno qualcosa di negativo da dire non contano. E la prima volta che ho visto Hunter in video dove rilasciava urina, anche per me sembrava molto bizzarra come cosa. Ed effettivamente, ragazzi, una persona che soffre di questa incontinenza per cause di insicurezza, di certo non la vedremo in palestra svolgere gli sforzi fisici e rilasciare urina ovunque, anche per questioni di igiene. Sinceramente, io spero che questa sia una palestra chiusa, una palestra privata dove si allena con il suo team, e non sia una palestra pubblica.
perché in caso contrario avrei qualcosa da ridire, ovviamente, come anche la maggior parte di voi. Almeno mettere, non lo so, un asciugamano sotto, o come ho detto anche, spero che sia lei a pulire la sua urina ogni volta che la fa sul pavimento, ecco. Fammi sapere tu cosa ne pensi di Hunter nei commenti, e se tu dovessi vedere una scena del genere nella palestra in cui ti alleni, quale sarebbe la tua reazione, ecco. Se il video ti è piaciuto lascia un like, ragazzi, vi invito sempre ad iscrivervi al canale, attivare la campanella, e come al solito noi ci vediamo al prossimo episodio. Vi mando un abbraccio grosso a tutti quanti, ciao ragazzi.